Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo come si può aprire un video di YouTube in un player esterno, in particolare con il Videolan VLC. Perché dobbiamo fare questo? Perché ci sono forse certe volte delle esigenze di visualizzare ad un audience un video di YouTube, però con delle modifiche. La facciamo subito. Si va in YouTube e si decide, si sceglie un video. Noi abbiamo scelto casualmente questo documentario sui dinosauri. Poi si fa tasto destro sopra il video e si dice copia URL del video, cioè copia l'indirizzo web. Potremmo fare anche copia URL del video in corrispondenza del minuto corrente per far partire, per esempio, per la nostra audience il video in un momento preciso. E facciamo copia URL del video. Poi si apre semplicemente il VLC, che è un video player molto versatile. E praticamente facciamo così, riduciamo questo, lo si mette a tutto schermo e poi si fa nel menu media, si fa apri flusso di rete. All'interno di questo campo si fa tasto destro, incolla ed ecco che viene incollato l'indirizzo, vedete, del video di YouTube e si fa riproduci. Come vediamo, dopo un po' questo sta bufferizzando, questo è uno streaming e ecco che parte. Gli diamo tempo, quando fa quella linea arancione significa che ha bisogno di bufferizzare. Ed ecco che parte. Vedete, sta partendo, ma noi lo stiamo vedendo all'interno, come sentite dall'audio, della finestra di VLC. Perché posso avere 70 questa milioni di necessità? abitanti, regna Sentite? sulla Terra il più grande dinosauro mai Perché, per esistito. esempio, se con il VLC posso fare delle Il suo operazioni che nome non posso è fare Dinosaurus tramite YouTube. Ad esempio, posso andare nel menu strumenti, fare effetti filtri. Vediamo che questa finestra, che è molto complicata, è divisa arriva a pesare in due 180 sezioni kg. che sono Questa molto addirittura semplici: effetti audio e effetti video. Noi vedremo questa. Ad esempio, negli effetti audio, io gran per parte capire dei perché giocatori posso avere la sono autodidatti, necessità di far vedere ma un oggi, video di grazie alla YouTube tramite il tecnologia, VLC, abbiamo posso andare in quattro avanzate e fare, ad esempio, vedete, capacità modificare, regolare la tecnologiche tonalità. Sentite. straordinarie che sembrano sconfiggere la magica. Sentite? Oppure posso abbassare la tonalità. Osservando il cervello, viene da chiedersi se quella grande massa encefalica li mettesse effettivamente in Vedete? grado di Cioè, io posso avere la necessità di far vedere un video YouTube alla mia audience all'interno del VLC perché posso fare queste modifiche, per esempio, nel lato audio e nel lato video. Sono tantissime le modifiche che si possono fare, vedete? Se un video, per esempio, è stato fatto con un volume troppo basso, troppo alto, è stato equalizzato male, ma vediamo anche le caratteristiche video. Per esempio, posso avere la necessità di proiettare un video di YouTube. Ad esempio, noi utilizziamo il settore geometria. Ammettiamo che io ho un computer con più schede video e io proietto praticamente questo video in più schermi per fare una specie di effetto mosaico, perché la proiezione è su un muro molto grande. Allora, vedete, io definisco, per esempio, seleziona l'opzione muro e vedete che mi divide praticamente il video YouTube in quattro finestre che sono completamente indipendenti. Questo è molto interessante, la cui composizione però crea tutto lo schermo. Quindi, che cosa possiamo fare? In un computer desktop in cui ho quattro schede video, io posso collegare quattro schermi, metterle uno vicino all'altro e fare questa funzione di mosaico tramite l'extended desktop, cioè muovere, per esempio, parte dello schermo in basso a destra, in basso a sinistra, in alto a destra, in alto a sinistra e avere questo effetto. Cioè, con vedere un video di YouTube con VLC significa la possibilità di fare tutti questi effetti in post-produzione. Questo mi è sembrato molto interessante, il muro, perché se io voglio, per esempio, farlo vedere a un'audience da lontano, posso avere quattro grandi televisori, quattro schermi con quattro schede grafiche. Io, l'extended desktop, mando la parte alta a sinistra nello schermo in alto a sinistra, la parte alta a destra nello schermo in alto a destra, eccetera, e lo posso dividere in quante, diciamo, porzioni io voglia. Poi c'è interessante, vedete, ogni tanto bisogna capire che facendo questi giochini, però il VLC sembra non funzionare benissimo. Adesso, casomai, lo interrompiamo e lo facciamo ripartire. E la cosa interessante è anche la scheda sovrimpressione, sempre della scheda principale effetti video, perché si può aggiungere un logo mettendo il segno di spunta in aggiungi logo. Io, per esempio, ammettiamo il logo
il logo della mia azienda, vedete, io scelgo questo logo di Linux, vedete che adesso lui non lo fa, quindi noi siamo costretti, perché quando si fanno queste cose un pochino più tecniche, praticamente noi vediamo che si ferma, si inceppa il VLC, bisogna stare un po' attenti. Allora noi che cosa facciamo? Facciamo sudo da terminale xkill, questo comando ci fa vedere, ci chiede la password, ci fa vedere questa freccettina, noi selezioniamo la finestra di VLC, ce lo chiude, la riapriamo perché si era bloccata, ogni tanto ci fa, riandiamo in media e apri flusso di rete, già ce l'abbiamo pronto, lo riproduciamo ancora una volta, stiamo riproducendo un video di YouTube in un player esterno, sentite, e noi andiamo nuovamente in strumenti, effetti filtri, andiamo nella scheda per esempio effetti video, volevamo vedere geometria e vediamo come alla nostra audience può essere, facciamo sovrimpressione, può essere aggiunto un logo. Vedete che io ho aggiunto il logo di Linux trasparente e con questi selettori io posso muoverlo, vedete, all'interno, in alto a sinistra, in basso a destra, il logo della mia azienda, del mio programma, posso fare quello che mi pare. Oppure io posso aggiungere un testo alla riproduzione, ci scriviamo prova di testo, come vedete viene aggiunto e io posso selezionare se farlo vedere per esempio in basso a destra, per esempio in alto, facciamo al centro e vedete che compare qui prova di testo, e questo potrebbe essere una maniera per scrivere del testo mentre io riproduco un video. La cosa interessante è anche cancella logo. Ammettiamo che io sto riproducendo un video con un logo che non voglio far vedere all'audience per qualsiasi motivo, allora io che cosa faccio? Seleziono cancello logo e poi creo questa finestra di ritaglio, questo cropping, io a seconda se il logo è in alto a destra, in alto a sinistra eccetera, taglio la finestra del video di YouTube solo per quel pezzino per non far vedere il logo. Queste sono tutte cose in post produzione che in YouTube non posso fare, dovrei fare a mano. E la cosa interessante, vedete anche la sincronizzazione, certe volte in YouTube si vedono dei video in cui l'audio e il video sono fuori sincrono, e quindi in questa maniera io posso mandare l'audio e il video un pochino più avanti per diciamo mettere in sincronizzazione. Quindi questa è molto interessante, la possibilità di aprire un flusso video tramite il menu media, apri flusso di rete che proviene da YouTube, però in maniera staccata in un player esterno, ci dà la possibilità di fare tutte queste post-produzione tecniche. Nel menu strumenti, effetti, filtri, noi abbiamo modificato per esempio se l'audio è troppo basso o i bassi sono troppo bassi, non ci sono gli alti, noi abbiamo modificato la tonalità un pochino per far ridere perché viene quella vocina come quando si respira il gas dei palloncini. Poi abbiamo visto che in effetti video si può aggiungere, si può togliere un logo di nostra, a nostro piacimento, questo può essere interessante all'interno per esempio di un evento. Abbiamo visto che possiamo introdurre o meno, per esempio mettiamo in alto un testo, vedete prova di testo, e possiamo scrivere quello che ci piace, potrebbe essere un'informazione pubblicitaria, un indirizzo, e possiamo collocarlo in posizioni diverse. E poi molto interessante, abbiamo visto la capacità del VLC in post produzione, a parte di fare degli zoom eccetera, ma di creare un mosaico di schermi ritagliato dell'immagine principale che noi possiamo mandare con l'extended desktop a diversi display per creare, diciamo, una specie di totem di wall con questo mosaico da far vedere con una dimensione maggiore alla nostra audience. Bene, il video di oggi finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero che sia stato di vostro interesse, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.